Signore e signori, buongiorno. Inizio d'anno con i rifiuti depositati ignominiosamente davanti allo stadio comunale Sabatino De Rosa, uno dei gioielli della città di Arzano, ridotto a una discarica, grazie all'indifferenza della triade commissariale capeggiata dal prefetto dottoressa Gabriella D'Orso. Purtroppo non è mai stata presa in seria considerazione una opera di bonifica qui davanti allo stadio comunale. Questa mancata opera di bonifica cosa ha prodotto? Continui sversamenti. Due minuti fa un camioncino ha depositato questa cesta con i rifiuti di verdure e purtroppo abbiamo assistito a una scena non gratificante nemmeno per chi l'ha prodotta. Chi ha depositato questa cassetta di verdure ha anche defecato qui davanti allo stadio, nascosto dietro il furgone. Siamo arrivati giusto in tempo per osservare la scena prima che partissimo con le immagini. Non è possibile continuare questa opera di sensibilizzazione senza che dall'altro lato ci sia quella voglia matta di riqualificare questo angolo di città. L'ingresso in Arzano connotato da una discarica. Non si vede in nessuna città dei comuni viciniori. Quando poi si dice Arzano, purtroppo la vegetazione non ci consente di riprendere da lontano cosa c'è sotto il ponte. Da noi più volte segnalato, la polizia municipale con la comandante Agliata all'epoca chiuse il cancello, lo recintò, ci mise il nastro che vietava l'ingresso qui sotto il ponte dell'asse mediano. Purtroppo nemmeno qua si è provveduto negli anni a bonificare, tanto che fanno bella mostra di sé i rifiuti, poiché si continuava a sversare, hanno rotto i sigilli, qualcuno ha provveduto ad apporre del filo spinato per non consentire il passaggio, ma passando, infilandosi, sicuramente si riesce sempre a passare. È un deterrente che lascia il tempo che trova. Vogliamo augurarci che questo inizio 2020 sia foriero di buone notizie e non solo di cartelle pazze. 80.000 euro buttati al vento potevano servire anche in parte a pulire questo angolo di città e rendere l'ingresso in Arzano più vivibile. Dal campo sportivo, dallo stadio comunale Sabatino De Rosa per stamattina è tutto. Ringraziamo Armando Silvestro per le riprese. Gerardo De Rosa vi augura una buona giornata.